Entriamo in studio dopo la pubblicità. Ieri sera, secondo appuntamento con l'iniziativa voluta da Shock Eventi, l'agenzia di spettacolo moda a Borgotaro, a cena con ospite questa volta era Caterina del GF12, che tra parentesi nel servizio di Alessio Ciancolini e di Stefano Berni invita tutti ad essere presente tra pochissimo a Zelig Estate, dove lei sarà una delle protagoniste. Quali sono le tue impressioni su questo paese? Raccontaci un po'. Ciao a tutti, allora io sono, quando vengo qui è proprio come è un paese che mi trasmette una tranquillità assoluta, è tutta gente, poi sono con gente meravigliosa, tra cui mia agente, Veronica, posso fare anche i vostri nomi, mi permetto di farlo perché... Ecco, e quindi no, sono delle persone che mi hanno accolta in maniera bellissima, io sono molto felice di essere qui. Caterina, hai qualche annuncio, qualche invito da fare per lo spettacolo di stasera? Assolutamente sì, infatti, anzi, vi aspetto numerosissimi stasera allo spettacolo di Zelig, uno spettacolo incredibile, veramente al Teatro Farnese di Borgotaro, precisiamo. E ci sarà una presentatrice fantastica, una mia amica, una ragazza formidabile, Veronica. E con Fulvio, vari comici di Zelig, quindi no, è uno spettacolo che merita. Io sono stata la prima la volta scorsa ed è uno spettacolo che non, cioè, ti riempie proprio, arrivi a fine serata che sei proprio felice, sei contento, quindi vi aspetto numerosissimi a stasera, mi raccomando. Un brindisi a questa sera, vi aspettiamo numerosissimi allo spettacolo di Zelig al Teatro Farnese a Borgotaro con Paolo, Migone e tutti noi. Vi aspettiamo! Si protrarrà sino al prossimo 31 di agosto a Borgotaro sotto i portici di Palazzo Manara l'iniziativa Letture sotto i portici. Sotto i portici di Palazzo Manara di Borgotaro, sino al 31 agosto, Letture sotto i portici, spazio di lettura gratuito dei quotidiani dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Un evento che ormai è consolidato e che vede la disponibilità della biblioteca grazie agli istituti bancari che gentilmente contribuiscono a sostenere le spese, viene messa a disposizione dei cittadini i principali quotidiani italiani. Da quest'anno abbiamo ampliato la disponibilità legata all'orario della biblioteca e quindi anche nel pomeriggio è possibile dalle 4 alle 10, dalle 16 alle 19 frequentare i portici del comune e avere la disponibilità dei principali quotidiani italiani. Al fine di promuovere anche l'interesse dei giovani, abbiamo ritenuto quest'anno di prendere in considerazione anche la Gazzetta dello Sport, al fine di avvicinare questa fascia di potenziali lettori a servirsi dei nostri uffici, dei nostri locali. Infine è stato creato anche uno spazio a disposizione dei bambini con seggioline, tavolino, lavagna, gessetti, in modo che volendo possano passare qualche minuto di divertimento. Domani domenica 15 si tiene con la collaborazione di groppoclub.com il sesto motoraduno in memoria di Enrico Lusardi. Il programma prevede alle 9 il ritrovo delle moto in via Aldo Moro a Bedogna con apertura delle iscrizioni, alle 10.45 partenza del giro prima parte, alle 13 sosta pranzo, alle 14 inizia la seconda fase del giro, alle 17.45 arrivo al groppo con bagno al fiume e aperitivo, alle 19.15 inizia la cena, alle 20.45 musica dal vivo con l'esibizione di Gang Band. Il prezzo giro pranzo cena e musica tutto compreso 25 euro. La serata e la musica però sono aperte a tutti. Vi sarà inoltre una lotteria con ricchi premi. E andiamo a Bardi, dove l'associazione sportiva in collaborazione con il comune organizza il terzo torneo di calcetto Città di Bardi presso il campo sintetico in via Martiri della Libertà. La fase è a gironi, si comincia
il prossimo 16 di luglio, quindi lunedì, e si continua nelle giornate del 17, 18, 19, 20 e 23. La fase finale, sempre luglio, il 26, 27 e 31, e la finalissima il 2 di agosto. L'inizio delle partite è previsto alle ore 20 e 30. E sarà attivo per tutte le serate un servizio bar con bibite e panini, e tutti siete attesi. Siamo alla pagina del meteo per domani, domenica 15 luglio, sereno o poco nuvoloso al mattino, sviluppo di nubi nelle ore centrali della giornata con possibili temporali che si potranno ripresentare anche durante la notte. Le temperature minime sono in lieve aumento, valori tra 15 e 21 gradi, le massime in flessione tra 27 e 30 gradi. I venti saranno deboli ma tendenti ad aumentare nel corso della serata. E con questo è tutto, io vi lascio ringraziandovi ovviamente per averci seguito, vi auguro una buona domenica, l'informazione locale torna lunedì 19.35. Arrivederci.